Amici di Manfredonia TV, benvenuti a questo ottavo appuntamento con il Punto, la rubrica sportiva a 360 gradi, nella quale io in solitaria, Antonio Castiotta, vi parlerò dello sport di Capitanata, partendo come al solito dal calcio a 11, il Manfredonia Calcio 1932, per parlare poi del calcio a 5, del basket e del volley. Ieri non si è disputata la partita Manfredonia Calcio 1932 Noi Cattaro per impraticabilità del terreno di gioco. In effetti la terna arbitrale ha effettuato ben 3 sopralluoghi sul terreno di gioco per giungere poi alle 17:45 nella decisione di non far disputare la gara tra Manfredonia Calcio 1932 e Noi Cattaro per la impraticabilità del terreno di gioco. In effetti il terreno di gioco era invaso da acqua in quasi tutte le zone del campo ed il pallone non rimbalzava regolarmente, pertanto la giusta decisione da parte della terna arbitrale di non disputare questo incontro, che avrebbe chiaramente compromesso le giocate del Manfredonia Calcio ed anche del Noi Cattaro ovviamente. Quando il terreno di gioco è così pieno d'acqua è tanto meglio rinviare la partita piuttosto che assistere ad un incontro di calcio nel quale le giocate non possono essere effettuate agevolmente. Detto questo, parliamo della 12ª giornata del campionato regionale di promozione Girone A, leggendo innanzitutto i risultati. Il Borgorosso Molfetta ha pareggiato contro lo United Sly per 2-2, partita che si è disputata alle ore 11 del mattino. As et Labor Grottaglie Sporting Apicena 3-0, Canosa Ginosa 1-3, Castellaneta Nuova Spinazzola non disputata, Real City Norba Conversano 2-1, Rinascita Rutiglianese Donuva Calcio 0-1, Vigor Bitritto Football Capurso 9-1, Manfredonia Noi Cattaro non disputata. Per una classifica che vede al primo posto lo United Sly a punti 34, al secondo posto vi è il Manfredonia Calcio provvisoriamente a punti 33, poi vi è il Vigo Bitritto 28, Real City 21, Castellaneta 18, Ginosa 17, Borgorosso 16, Nuova Spinazzola e Noi Cattaro Calcio 15, Canosa e Arset Labor Grottaglie 14, Rinascita Rutiglianese 13, Norba Conversano 12, Donuva 10, Sporting Apicena 8, Capurso Fanalino di Coda a 0 punti. Detto questo, non possiamo ovviamente parlare della partita Manfredonia contro il Noi Cattaro che non si è disputata per l'impraticabilità del terreno di gioco. Forse è stata la soluzione migliore, visto che il Manfredonia aveva anche alcuni calciatori incerottati già dalla partita che il Manfredonia ha disputato contro il Real City in settimana, nel ritorno degli ottavi di Coppa Puglia. Il Manfredonia purtroppo ha subito una sconfitta per 3-1 al Cianci di Cerignola. Una partita equilibrata nel corso della prima frazione di gioco, dove il Manfredonia tramite Santoro ha anche colpito una traversa, ma vi è stata anche una traversa da parte del Real City. Poi si è tornati in campo nella seconda frazione di gioco e c'è stato un 1-2 micidiale da parte del Real City. Il primo gol segnato su un calcio di punizione, dove il portiere, probabilmente Frazzano, si è tuffato leggermente in ritardo, e poi una punizione che ha aggirato la barriera che era stata posizionata dall'estremo difensore del Manfredonia Calcio, e poi un'azione di contropiede da parte del Real City per la segnatura del secondo gol, dove la difesa si è fatta trovare impreparata. Poi vi è stato un gol, il terzo gol segnato dal Real City, dove un calciatore del Real City doveva restituire palla alla Manfredonia Calcio, ha tirato verso il portiere un tiro potente che ha scavalcato il portiere, si è insaccato in porta. Bene, giocatore che poi è stato accerchiato dai giocatori del Manfredonia Calcio, ovviamente, che non hanno gradito, ma ovviamente è stato un tiro involontario, e a quel punto il Real City ha concesso alla Manfredonia di poter segnare in solitaria con Pasquale Trotta il gol del 3-1, partita ampiamente meritata da parte del Real City. E chiaramente ho intervistato il mister dopo la partita il giorno seguente e ha fatto mea culpa, si è assunto la responsabilità di questa sconfitta e allo stesso tempo ha evidenziato che il Manfredonia necessita di rinforzi
specie di under, almeno 3 under nella sessione che inizierà il 1° dicembre, laddove le squadre potranno rinforzarsi sul mercato. Quindi chiede l'arrivo di almeno 3 under per rendere questa rosa più competitiva e per affrontare il proseguo del campionato con più tranquillità. Probabilmente, oltre ai 3 under, il Manfredonia necessita anche di un portiere, visto l'infortunio di Morgillo, che non si sa quando rientrerà e se rientrerà. Pertanto non si può pensare di continuare il campionato soltanto con Ferrazzano e con l'altro portiere under. E speriamo che la società colga ovviamente la richiesta del mister e fornisca al mister quegli elementi indispensabili per poter continuare il campionato in tranquillità. Intanto abbiamo una grande occasione, lo SLA è stato fermato sul 2-2 dal Borgorosso Molfetta in casa alle ore 11, addirittura al Borgorosso Molfetta sarebbe stato non concesso un eclatante rigore che avrebbe permesso al Borgorosso di vincere contro lo SLA. Vincendo contro il Necattolo, il Manfredonia balzerebbe in prima posizione in classifica, in vista anche dell'importante match che il Manfredonia disputerà il giorno 8 di dicembre allo Stadio Miramare contro lo United SLA. Quindi speriamo che comunque il Manfredonia possa vincere contro il Necattolo e vincere anche contro lo SLA. Ma domenica c'è da affrontare il Ginosa, che ha vinto per 3-1 in trasferta contro il Canosa. Quindi una partita certamente una partita difficile quella che il Manfredonia affronterà. Però sentiamo l'intervista che mi è stata rilasciata da mister Luigi Agnelli. Mister Luigi Agnelli, partiamo dalla partita di Coppa Puglia, gli ottavi. Ieri il Manfredonia ha perso fuori casa contro il Real City 3-1, una partita che il Manfredonia ha giocato con dei giocatori incerottati, purtroppo due defezioni al primo tempo, però una partita che il Manfredonia non ha fatto nulla per vincere. Vabbè, senza trovare alibi che non ci appartengono, abbiamo fatto e soprattutto ho fatto delle scelte che secondo me potevano essere fatte in maniera diversa, quindi mi assumo la responsabilità, ma sono cose che capitano in un percorso di crescita sia a livello di squadra che a livello umano. È normale che sbaglia chi fa degli errori, chi agisce non sbaglia e chi non fa nulla. Io mi sono assunto delle responsabilità, ho cercato di poter vincere la partita di ritorno con determinati tipi di giocatori, non è stato possibile, di conseguenza cercheremo nelle prossime partite di poter crescere ancora di più e migliorare su quelle che sono state le nostre defezioni durante la partita di ieri. Ecco, forse mister, la partita è stata compromessa anche nella partita di andata, la qualificazione, dicevo, nella partita di andata dove abbiamo subito quel gol. Probabilmente se si lasciava la formazione invariata rispetto al primo tempo si evitava di prendere quel gol. Vabbè, con i sì e con i ma potevamo vincere anche il campionato lo scorso anno con il rigore dato a Grumo. Non ce l'hanno dato e amen, abbiamo fatto quelle scelte. Come ti ho detto prima, sì, mi assumo responsabilità di quello che abbiamo fatto, come è giusto che sia, ma si commettono degli errori in una fase di crescita. Io non sono un allenatore che ha 100 anni di esperienza, sbaglio. Faccio gli errori, assumo le mie responsabilità e vado avanti. Si cresce anche sotto questi punti di vista. L'importante è aver sbagliato in una partita di Coppa e non in una di campionato. Ecco mister, non era forse meglio partire con Trotta e Albrizio titolari al primo tempo? Ho fatto delle scelte in base a quelle che potevano essere le prossime partite. È normale che poi ho cercato di far giocare tutti in egual modo, anche perché i vari Santoro, i vari Grumo avevano trovato meno spazio durante le partite di campionato, quindi secondo me avevano più voglia di dimostrare quello che poteva essere il loro utilizzo durante il campionato. È normale anche poter commettere delle valutazioni diverse, potevo fare diversamente, ma come ti dicevo prima, con i sì e con i ma non si vince nulla. Ecco mister, un primo tempo equilibrato, il Manfredonia ha anche colpito una traversa, però nel secondo tempo è sembrato un po' in calo, a parte le sostituzioni, un calo che si ravvisa da qualche tempo, un calo fisico. Ah, per me non è un calo fisico, soprattutto è un calo mentale. A livello di attenzione forse potevamo fare di più, abbiamo sottovalutato forse quello che poteva essere la forza della squadra che avevamo contro e di conseguenza abbiamo gestito male le energie mentali.
perché penso che a livello fisico noi stiamo bene e anzi devo ringraziare tutto lo staff atletico e medico che ci dà la condizione di poter avere sempre le persone nel miglior modo possibile, anche perché gli infortuni che abbiamo avuto non sono mai stati muscolari, ma soltanto da trauma. Ecco, a proposito di infortuni, Cicerelli, diciamo, ieri si è infortunato, De Filippo, mancherà a Terera squalificato, una difesa tutta quanta da reinventare per domenica contro il Noicattaro. Sì, cercheremo di fare tutto quello che ci sarà possibile. Poi spero e confido nello staff medico che mi possa trovare qualche soluzione all'ultimo secondo a livello di recupero di qualche giocatore. Ma sicuramente chi scenderà in campo cercherà di dare sempre il meglio e di sudare la maglia. Ecco, tra qualche giorno si riaprirà il mercato, manca Morgillo che è un under che scombussola un po' l'assetto tattico di questa squadra, avendo dovuto inserire un over in porta, Ferrazzano. È opportuno che la società vada sul mercato, lei ritiene che si debba rinforzare la rosa a sua Vabbè, disposizione? io ho chiesto alla società altri 3 under per poter completare la rosa, ad oggi importanti per poter essere poi competitivi nel proseguo del campionato, anche perché gli under sono 4 che abbiamo a disposizione, 2000 e 2001, gli altri sono tutti 2002 e di conseguenza stiamo sperimentando già per gli anni a venire, sì, ma se vogliamo puntare a quello che è il nostro obiettivo, dobbiamo obbligatoriamente andarci a rinforzare sugli under che oggi sono pronti. Ok, grazie mister. Grazie Nel punto noi dedichiamo anche dello spazio al settore giovanile del Manfredonia, di Manfredonia e del Manfredonia Calcio, in particolar modo la Juniores ha battuto in trasferta l'Alto Tavoliere San Severo per 6-3 ed è prima in classifica a 12 punti. I giovanissimi regionali di mister Franco Grasso hanno vinto 2-0 in trasferta contro l'Eagles San Severo e l'Accademia Calcio purtroppo ha perso in casa contro la Gioventù Calcio Foggia per 1-2. Detto questo, passiamo al campionato nazionale di Serie D. Il Foggia ha battuto il Team Altamura per 1-0 grazie a un calcio di rigore segnato dal capitano Gentile, ma tante sono state le occasioni da parte del Foggia per segnare anche la seconda rete, una vittoria importantissima che proietta il Foggia in prima posizione in classifica a 27 punti, ad una sola lunghezza il Bitondo che ha pareggiato ieri contro il Sorrento, ma il Bitondo deve ancora recuperare una gara. Il Cerignola ha battuto in zona Cesarini ieri il Fasano in questo bellissimo derby di Puglia per 2-1. La rete del 2-1 è arrivata al 95esimo del secondo tempo grazie ad un calcio di rigore siglato da Rodriguez che sta andando in gol molto ma molto spesso. Terza vittoria consecutiva da parte di Feola e 20 punti in classifica, soltanto a 7 lunghezze dalla vetta della classifica. Questo Cerignola che grazie alla cura a Feola sta macinando punti in campionato. È il momento della Sim Manfredonia Calcio a 5 che sabato alla Pala Scaloria ha ottenuto una importantissima vittoria per 4-2 contro il Regalbuto, squadra che milita a 17 punti in classifica. Una squadra, il Regalbuto, giovanissima, con un gran gioco ed è stato importante batterla alla Pala Scaloria, seconda vittoria consecutiva dopo quella ottenuta contro il Futsal Biceglie, che ci proietta a 13 punti in classifica in ottava posizione. E che dire di questa partita? Parte forte la Sim Manfredonia Calcio a 5, i primi 10 minuti sono stati di marca locale, andiamo in vantaggio per 2 reti, una segnata dall'autentica rivelazione di questa squadra, il nipponico Gaku, che gioca in ogni parte del campo, gran giocatore, grande acquisto, e poi segniamo il secondo gol con Andrea Ganzetti. Al termine del primo tempo viene fuori il Regalbuto che segna il gol del 2-1, purtroppo a causa di una sfortunata deviazione in rete da parte di Gesè, su tiro chiaramente del Regalbuto. Si torna in campo al secondo tempo, più aggressività, più grinta da parte del Regalbuto che trova il gol del pareggio per 2-2, poi viene fuori la Sim, non vi è più partita. La Sim segna il gol del 3-2. Grazie ad una punizione che si è infilata nell'angolino battuta da Riondino e poi il quarto gol da parte di Saverio Latorre.
quando si è stato inserito il portiere di movimento da parte del Recalbuto. Vittoria importantissima, vittoria ampiamente meritata da parte della SIM Manfredonia Calcio 5. Sentiamo l'intervista che mi è stata rilasciata da mister Monsignori. Ora mister Monsignori, è appena terminata la gara qui alla Pala Scaloni, la SIM batte meritatamente il Recalbuto per 4-2, una partita molto ma molto intensa. Sì, partita intensa, complicata, che ci ha impegnato molto dal punto di vista fisico, perché abbiamo incontrato veramente una buona squadra e soprattutto in un momento per loro molto positivo, e l'hanno dimostrato in campo, sono in buona salute, una squadra che sicuramente farà un buonissimo campionato, e qui da noi l'ha dimostrato, ma i ragazzi devo dire sono stati veramente bravi, abbiamo cercato di interpretare la partita nel modo corretto come noi volevamo, impedendogli di correre con la palla al piede, che è la loro caratteristica migliore, e quando ci siamo riusciti, devo dire, per buoni tratti della partita, li abbiamo messi in difficoltà. Quando invece ha prevalso questo loro modo di giocare, sono stati loro a metterci in difficoltà, ma i miei sono stati bravi a soffrire e a portare a casa una vittoria preziosissima per il nostro campionato. Ecco, i primi 10 minuti veramente la SIM ha giocato un gran calcio qui, poi sono venuti fuori loro con velocità, ci hanno messo in difficoltà un grande Lupinella, e poi arriva il gol al primo tempo del 2-1 su una sfortunata deviazione. L'ennesima, no, direi, quella porta è un po' maledetta, le ultime 3 partite in casa sono stati 3 autogol che abbiamo preso in quella porta su tiri deviati, oggi o addirittura una doppia deviazione, non siamo stati fortunatissimi in quell'episodio, però devo dire... La partita, abbiamo sofferto alla seconda parte del primo tempo, concordo, dopo un inizio nostro molto buono, ma ci sta, perché gli avversari hanno le loro qualità e ci hanno messo in difficoltà. Però poi la squadra sinceramente mi è piaciuta. Secondo tempo, devo dire, è stato molto combattuto e la squadra è stata sul pezzo. Questa è l'indicazione che io voglio portarmi a casa più importante in queste partite, no? Dove a volte noi, non avendo grandi esperienze in questa categoria, queste partite tirate spesso ci è successo di perdere, questa volta invece siamo riusciti a vincerla, quindi è un merito per i miei giocatori, hanno interpretato bene la gara e soprattutto non hanno mollato nemmeno un centimetro a livello di determinazione e di concentrazione. Okay, grazie mister. Lei. È il momento del basket, purtroppo la SSD Angel Basket ha subito una sconfitta contro il Basket Monteroni per 67-59, è un campionato altalenante quello del basket del SSD Angel, che specie fuori casa non riesce a far risultato, quindi quasi tutte sconfitte fuori casa, e speriamo che il prosieguo possa essere diverso, perché vi sono tutti i mezzi per far disputare alla Angel un campionato di vertice. Passiamo invece a parlare della pallavolo, della Serie D maschile, che ha ottenuto una importante vittoria in trasferta contro il Locorotondo per 3-7-1. Buon campionato quello sinora disputato dalla squadra di coach Rinaldi. Siamo al termine della nostra trasmissione, il punto, non mi resta che ringraziare tutti i nostri affezionati telespettatori di Manfredonia TV, siate sempre sul punto di Antonio Castriotta, e che dire, vi aspetto al prossimo appuntamento con il punto. Ciao a tutti!